Presidente Natta, allora ancora una volta la provincia riunisce i sindaci, si trova un accordo, l'astensione del comune di Sanremo, ma per il resto il voto su questa delibera c'è stata. Che cosa vuol dire questa delibera, che cosa dice? Vuol dire che si prosegue nel cammino deciso dai sindaci tanto tempo fa di un gestore unico nella provincia di Imperia. E il momento non è semplice. La situazione della società di proprietà comunale Rivieracqua è ben nota, peraltro quel percorso, se vuole essere realizzato, deve essere realizzato con l'accordo di tutti i comuni e con la volontà esplicita e il senso di responsabilità di tutti i sindaci. Il deliberato di oggi, assunto dopo una discussione a mio avviso molto costruttiva, è un deliberato ragionato, analizzato nel corso dell'ultimo mese. Voglio ringraziare il dirigente del settore, l'ingegner Migliorini, per il lavoro svolto di concerto insieme agli altri uffici tecnici dei comuni della provincia, perché la provincia è casa dei comuni. Ecco, questo deliberato è stato approvato oggi a larghissima maggioranza con un grande senso di responsabilità da parte dei sindaci. Credo che questo sia un passaggio importante che manifesti ulteriormente la volontà politica dei sindaci della provincia di Imperia di andare verso una definitiva gestione pubblica dell'acqua. Ecco Presidente, una delibera che prevede anche in un passaggio la possibilità di una nomina di un commissario ad acta. In quale caso, che cosa verrebbe commissariato, come funziona questo aspetto? Vi sono varie sfaccettature della questione. E la gestione innanzitutto, come dicevo prima, deve essere vista come unica. Noi siamo abituati a frammentare nei territori, tra i comuni, tra i vari enti. In realtà questa gestione riguarda tutti i comuni della provincia di Imperia, fatto salvo i salvaguardati, sono dei piccoli comuni, e altri tre comuni della vicina provincia di Savona. Il bacino è unico, sono previste degli adempimenti da parte dei comuni. Qualora i comuni non ponessero in essere questi adempimenti, c'è una gerarchia che vede tra i protagonisti, diciamo, l'ato provinciale, l'ex ato provinciale, il gestore d'ambito, anche Regione Liguria. È chiaro che se qualcuno non farà quello che deve fare, ci sarà la possibilità di richiedere a Regione la nomina di un commissario che ad acta, quindi relativamente al singolo atto che non è stato fatto, provveda invece di chi non ha adempiuto. Ci sono dei termini, ci sono delle scadenze, e questo cronoprogramma di volta in volta definisce le scadenze. Quelle definite oggi dall'Assemblea dei Sindaci credo che siano delle scadenze abbastanza stringenti, perché ormai non si può più aspettare.